Ciao ragazzi, oggi torna l'appuntamento con le mie letture del passato, in cui faccio una sorta di wrap up veloce di un intero anno di letture. Io dico veloce, ma in ogni caso il video sarà comunque un po' più lungo dei normali wrap up mensili, perché qui vi parlerò di circa 50 libri, quindi cercherò di essere comunque il più veloce possibile, limitandomi a commentarli brevemente. Se vi siete persi le scorse puntate, comunque, qua sopra vi metto il link della puntata numero 1 e della puntata numero 2. Questa è la puntata numero 3 e vi parlerò di tutti i libri che ho letto nel 2013. Molti dei libri che ho letto non li ho più fisicamente in versione cartacea, quindi quelli che ho ve li mostrerò. Mentre quelli che non ho vi metterò l'immagine. E inoltre, come al solito, giù nell'info box troverete la lista completa di tutti i libri menzionati. Abbiate pazienza se parlerò un po' strano oggi, ma il fatto che ho il naso tappato perché sono raffreddata, comunque cercherò di parlare in maniera comprensibile. Iniziamo subito dalla narrativa generale. La cena di Herman Koch, tutta la storia è incentrata su due famiglie che cenano insieme, ma non hanno il coraggio di parlare dei fatti gravissimi che li vedono coinvolti, finché il mistero non verrà a galla da solo. Come genere è un mystery, in parte è lento, però a me come libro è piaciuto proprio a causa della particolarità della storia. Sick Notes di Gwendolyn Riley. Questo è un libro veramente molto strano, come genere lo definirei esistenziale. Non posso dire che mi sia davvero piaciuto, ma ciò nonostante mi ha molto colpita e quindi ho deciso di tenerlo nella mia libreria perché vorrei provare a rileggerlo in futuro, perché credo che sia uno di quei libri che non basta una sola lettura per comprenderlo appieno. 2. Di Irene Nemirovsky. Questo è un ritratto cinico e spietato dell'amore e della vita coniugale atto a disregare ogni ideale romantico. È veramente molto bello, mi è piaciuto moltissimo e come al solito la Nemirovsky non delude. Poi passando ai libri che non ho fisicamente, L'ultimo treno della notte di Benjamin Lebert. È un libro breve che riesce a intrattenere per qualche ora, ma che personalmente non mi ha lasciato niente, quindi non consiglio. Danzando sui vetri rotti di Kangkok è una storia molto 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 drammatica perché parla di una donna malata di cancro che decide di affrontare la situazione a modo suo. Purtroppo il libro non mi è piaciuto perché non sono stata per niente d'accordo in merito alle scelte della protagonista, perché sono completamente diverse da quelle che avrei fatto io se fossi stata nella sua situazione. Non posso ovviamente dirvi di quali scelte si tratta perché vi svelerei troppo. Finché le stelle saranno in cielo di Kristin Harmel. Quando uscì questo libro fu molto pubblicizzato e tratta della tematica del ricordo dell'Olocausto. Come tematica è una tematica evergreen e mi piace sempre leggere libri con questa tematica, però ho trovato la storia e i suoi sviluppi troppo studiati a tavolino. Non è un brutto libro, tra l'altro, perché è scorrevole e tratta di temi interessanti, quindi come lettura è oggettivamente buona, però personalmente non mi ha convinta pienamente. Il giardino degli incontri segreti di Lucinda Riley. Questa è stata una buonissima lettura che vi consiglio se siete amanti soprattutto dei romanzi ad ampio respiro e delle saghe familiari. Come genere è un romanzo un po' storico, un po' sentimentale, quindi lo consiglio soprattutto se siete amanti del genere. Comunque, oggettivamente lo stile di scrittura è ottimo, come anche l'ambientazione, davvero suggestiva e ben descritta, quindi non posso fare altro che consigliarlo. La voce invisibile del vento di Clara Sanchez. Questo libro non mi è piaciuto per niente. Innanzitutto lo stile di scrittura non mi è piaciuto e poi la storia l'ho trovata a dir poco confusionaria. E questo è stato il primo ed ultimo libro che ho letto di questa famosa autrice. Le sorelle Soffici di Pierpaolo Vettori. Questo è stato un libro molto bello e particolare. Sembra una favola contemporanea, un po' drammatica e con qualche piccola componente fantasiosa e surreale. In generale è stata veramente un'ottima lettura ed è stata una sorta di Alice nel Paese delle Meraviglie, però con la differenza che la storia non è basata su un sogno, ma è basata sulle vicende reali di una famiglia. Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve di Jonas Jonsson. Questo è un romanzo di genere umoristico, molto molto simpatico. È una sorta di commedia degli equivoci con qualche piccolo accenno di surreale. Una piacevolissima lettura se cercate un libro di svago. Adesso passiamo al genere thriller, di cui l'unico libro che ho fisicamente è questo,
ed è Scomparsa di Shevie Stevens. Questo è un bellissimo thriller psicologico. La narrazione avviene dal punto di vista della vittima di un sequestro di persona che racconta la sua vicenda tramite sedute di psicoanalisi e non mancheranno colpi di scena, veramente molto particolare, molto bello, lo consiglio. Poi Chi non ho fisicamente, Muori per me, Grida per me, Uccidi per me di Karin Rose. Questa è una trilogia thriller romance. Nonostante non vada matta per il romance, questa trilogia mi è davvero piaciuta, perché la componente thriller è molto marcata, mentre la componente romance rimane secondaria. È una trilogia veramente ricca di suspense, ricca di azione e non lascia un attimo di respiro. E inoltre la trama è veramente originale e interessante. Se vi piace il thriller adrenalinico, questi libri lo sono davvero. Il testimone di Nora Roberts, un altro buon thriller con accenni di romance. La scrittura della Roberts è veramente molto piacevole da leggere. Qui però, a differenza della trilogia di Karin Rose, di cui vi ho parlato prima, si sente un pochettino di più la componente romance, specialmente nella seconda metà del libro. Comunque è una buonissima lettura. La terapia di Sebastian Fitzek. Questo è un thriller psicologico ben congegnato, la cui trama è come una sorta di grande puzzle in cui l'ultimo tassello è la chiave per capire l'intera storia, molto molto particolare. La donna nell'ombra di Ruth Dugdale. Questo è un thriller con forti connotazioni psicologiche. La storia è morbosa, ossessiva e come lettura mi è piaciuta. Il finale è potente ma privo di colpi di scena e questo mi aveva fatto votare il libro con 3 stelline anziché con le 4 che avrei volentieri assegnato. Il caso Maloney di Graham Harley. Questo è un classico thriller investigativo con la classica indagine di polizia. Questo titolo è il primo di una serie poliziesca che conta, mi sembra, circa 12 libri, di cui però in Italia sono stati tradotti soltanto 2. In generale l'ho trovato un buon thriller con un buon protagonista che poi sarà ovviamente presente anche in tutti gli altri libri. Ma siccome ci sono tantissime serie thriller poliziesche, questa non mi ha colpito particolarmente. Omicidio allo specchio di Ryan David Jan. Questo è un thriller atipico, direi veramente atipicissimo, ed è incentrato sulla follia della mente umana, con alcuni passaggi un po' surreali ed onirici. Una storia veramente visionaria che consiglio se volete qualcosa di diverso dal solito thriller. Adesso passiamo ai fantasy e urban fantasy per adulti. Eterna di Victoria Alvarez. Questa è una ghost story con annessa storia d'amore dalla bellissima ambientazione vittoriana. Questo libro mi è piaciuto tantissimo, la storia è molto originale, l'ambientazione è davvero un must per tutti gli amanti del genere vittoriano. Sembra davvero di leggere un romanzo gotico di altri tempi. Poi, Che non ho più fisicamente, Nightside di Simon Green. Questo libro unisce il fascino del noir investigativo al fascino del fantasy. E devo dire che come premessa era ottima, però non sono rimasta particolarmente colpita dallo stile di scrittura, che ho trovato un po' piatto, e questo mi ha fatto desistere dal leggere gli altri libri della serie. La cacciatrice di anime e Il fascino del male di Darinda Jones. Questi due libri fanno parte di una serie di circa 10 libri, di cui pubblicati in Italia soltanto 3. Sono di genere urban fantasy, paranormal romance e hanno una componente poliziesca investigativa. Sinceramente, questi due libri non mi sono piaciuti ed è per questo che poi non ho continuato con la lettura del terzo. Ho trovato buona l'idea, però banale lo stile di scrittura, come anche banali sono i risvolti della storia. E infine, Il segreto del libro proibito, Il mistero del talismano perduto, La maledizione della luna nera e Alla ricerca dell'ultima verità di Karin Mary Moning. Questa è un'altra serie fantasy e paranormal romance che devo dire che inizialmente mi era piaciuta e per questo motivo avevo continuato la lettura della serie perché trovavo interessante l'ambientazione irlandese e anche la storia sembrava interessante e originale. Però andando avanti con la lettura, la componente romance era sempre più marcata e a un certo punto ha preso totalmente il sopravvento su tutto il resto. E questo non l'ho sopportato. Secondo me le idee erano buone, ma il troppo romance ha rovinato la serie. E adesso passiamo agli Young Adult e ai libri per ragazzi. Veleno d'inchiostro
e Alba d'inchiostro di Cornelia Funke, che sono rispettivamente il secondo e il terzo libro della serie del mondo di inchiostro, una trilogia fantasy ambientata dentro la storia di un libro. E chi ama leggere la adorerà, è veramente una trilogia molto molto bella. Adesso la Mondadori ha pubblicato un'edizione accorpata in cui quindi troverete tutti e tre i libri in un unico volume e giù in info box vi metterò il link. La rivincita, Gathering Blue, Il messaggero e Il figlio di Lois Lowry sono rispettivamente il secondo, il terzo e il quarto libro della quadrilogia distopica per ragazzi The Giver. Sono tutti dei seguiti molto belli, sono storie che in parte sono collegate tra loro, ma in parte sono anche autoconclusive, quindi diciamo che se volete leggerli tutti andrebbero letti in ordine di pubblicazione, ma se non li volete leggere tutti potete farlo perché non è un'unica storia che continua dal primo all'ultimo libro, ma sono in pratica quattro storie diverse, anche se con collegamenti. Per me il più bello di tutti rimane sempre comunque il primo libro, The Giver, che avevo valutato 5 stelline su 5, mentre questi tre libri sono comunque molto piacevoli, ma leggermente meno belli. Li avevo votati tra le 3 e le 4 stelline. Hybrid di Kat Zhang. Questo è il primo libro di una trilogia fantascientifica Young Adult. È una bella storia, è originale, ma il finale rimane in parte aperto e purtroppo la Giunti non ha pubblicato i seguiti. La stella nera di New York di Libba Bray. Questo è un libro che mi era piaciuto veramente moltissimo e ne conservo un ottimo ricordo. È uno young adult ambientato a New York negli anni 20 e di young adult con un'atmosfera retro così bella non se ne trovano purtroppo. È una storia paranormal mystery originalissima, scritta benissimo e senza le tipiche ingenuità che di solito ci sono nei libri young adult. Al punto che sembra quasi di leggere un libro per adulti anziché uno young adult. Però il problema è che questo sarebbe il primo libro di una trilogia e purtroppo la Fazzi non è andata avanti con le pubblicazioni. Davvero, davvero un peccato perché questo libro, credetemi, è bellissimo. The Summoning e The Awakening di Kelly Armstrong. Questi sono i primi due libri di una trilogia young adult, urban fantasy, che mi è piaciuta abbastanza. I protagonisti di questa trilogia hanno dei superpoteri, la storia è originale e lo stile di scrittura e le caratterizzazioni dei personaggi sono buone, ma lo stile comunque non è eccelso come ad esempio nel libro che vi ho fatto vedere prima. Però in questo caso la Fazzi ha terminato la trilogia pubblicando anche il terzo libro, comunque è una buonissima trilogia urban fantasy per ragazzi. La farfalla tatuata di Philip Pullman. Questo è un romanzo tardo-adolescenziale dai toni drammatici con del mystery ed è un genere un po' diverso dai soliti libri fantasy con cui Pullman ci aveva abituato. È stata una buona lettura, ma non eccelsa. Diciamo che come storia manca un po' il mordente, non male, ma poteva essere meglio. Red, Blue e Green di Kerstin Gier. Questi tre libri sono la trilogia delle gemme, che è una trilogia fantasy incentrata sui viaggi nel tempo. È davvero una bella storia e originale. Guardando le copertine, che sono molto gotiche, diciamo che sono le copertine come andavano di moda nel periodo post-Twilight, mi aspettavo quasi di leggere un paranormal romance. E invece no, lo stile di scrittura è molto simpatico e lo definirei frizzante, l'ambientazione a causa dei vari salti nel passato è molto molto interessante. Trilogia consigliatissima. Colpa delle stelle di John Green, uno young adult di genere drammatico perché è una storia di due adolescenti malati di cancro. È una storia dura, realistica, ma molto molto bella e narrata bene. È una storia di amore, di amicizia che, dato l'argomento, risulta inevitabilmente anche commovente. Oltre ad aver letto il libro, che a me è piaciuto tanto, ho visto anche il film che ne è stato tratto e devo dire che anche il film mi è piaciuto. Proibito di Tabitha Suzuma. Questo è un altro young adult di genere drammatico, questa volta con la tematica delicatissima e difficilissima dell'amore, ma
amore inteso proprio come innamoramento tra fratello e sorella. Questo è uno degli young adult veramente migliori che abbia mai letto e l'argomento è trattato in maniera perfetta e quando lo lessi gli assegnai il massimo dei voti. Ora però so che questo libro è praticamente introvabile in edizione cartacea, però per fortuna esiste ancora la versione in ebook che vi linko giù in info box. Vi consiglio assolutamente di leggerlo. Poi passiamo ora invece ai libri che non ho fisicamente. La straordinaria invenzione di Hugo Cabret di Brian Selznick. Non si tratta di un libro scritto a parole, ma la storia è raccontata per immagini. Quando fu pubblicato questo libro mi ricordo che ebbe un successo veramente strepitoso e tutti lo elogiavano e quindi io ero molto incuriosita e ho voluto leggerlo, tra virgolette leggerlo ovviamente, e però ho capito che un libro fatto di sole immagini non fa per me perché purtroppo senza le parole non sono riuscita ad appassionarmi alla storia. Penso di essere quasi l'unica persona al mondo a cui non è piaciuto questo libro, che vi devo dire. Gli zombie non piangono di Rusty Fisher, uno young adult sugli zombie. Non brutto però neanche speciale, secondo me. La storia l'ho trovata un po' banale, niente di che. In Carceron, la prigione vivente di Catherine Fisher. Questo libro, dal titolo e dalla premessa, mi ispirava tantissimo, però poi alla resa dei conti mi ha un pochettino delusa perché nonostante la storia fosse davvero davvero molto strano, non mi ha fatto scattare la scintilla. Tra l'altro, questo sarebbe il primo libro di una duologia, quindi di due libri, ma poi la Fazzi non ha più pubblicato il secondo, quindi la storia è rimasta in sospeso. Paranormalmente, Caccia alle fate e Senza fine di Kirsten White. Questa è una trilogia di genere fantasy, al cui interno ci sono creature fantastiche di ogni tipo, ci sono vampiri, ci sono lupi mannari, ci sono spiriti, ci sono fate, sirene, insomma, di tutto. E il primo libro non era male, però neanche bellissimo, e non so come mai li abbia letti tutti, dato che comunque tirando le somme questa trilogia non mi è piaciuta. Soprattutto il secondo e il terzo libro li ho trovati di una banalità sconcertante, quindi non li consiglio. Shades, Jack lo squartatore è tornato di Maureen Johnson. Questo libro avrebbe dovuto essere un thriller young adult e l'argomento mi sembrava molto interessante perché parlava appunto del ritorno di Jack lo squartatore. E avevo aspettative molto alte, però leggendolo ne sono rimasta piuttosto delusa perché inizia come un thriller, però poi diventa paranormale e sembra di assistere quasi a una puntata di Ghostbusters, gli acchiappafantasmi. E questo libro sarebbe stato il primo di una quadrilogia, ma in Italia i seguiti non sono stati pubblicati. Infine, La famiglia Sappington di Lois Lowry. Ho voluto leggere questo libro perché l'autrice è Lois Lowry ed è appunto l'autrice di The Giver. E in questo libro si cimenta in una storia per ragazzi con un delizioso umorismo nero. E io adoro lo humor nero. Questo libro è davvero carinissimo, una lettura piacevolissima e divertente. Lo consiglio. E non è un libro conosciuto, anzi è praticamente sconosciuto, ma merita veramente tanto. Bene, anche questa terza puntata di Un anno di libri è terminata e ci vediamo presto con altri video sui libri. E vi anticipo già che il prossimo video a tematica libri che farò sarà un doppio book haul, doppio perché comprenderà sia settembre che ottobre, quindi tantissimi libri in vista. Mi raccomando, rimanete sintonizzati e iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao!